qui, ovviamente perché siamo qui, è questo detto, no? Quando si va in un archivio è facile imbattersi in argomenti o temi che riguardano il cibo, che riguardano la cultura contadina, la civiltà contadina, che riguardano l'agricoltura, perché basta un dato. Nell'immediato dopoguerra il 43% della popolazione d'Italia era occupata in agricoltura. Oggi in Emilia Romagna siamo intorno al 3%. Quindi in pochissimo tempo, in un tempo brevissimo rispetto a quanto è successo fino a prima della guerra, abbiamo avuto una trasformazione sociale, culturale, industriale, di formazione, di conoscenze che è straordinaria, mai vista prima nel nostro pianeta. Quindi si va un po' indietro, mica tanto, un po', ci si imbatte sicuramente in testimonianze che riguardano l'agricoltura. La nostra regione ha una vocazione agricola e industriale di primaria importanza. In questa sala abbiamo presentato non molto tempo fa i risultati dell'annuario dell'agricoltura e agroindustria. Siamo diventati la prima regione esportatrice. Abbiamo ottenuto poche settimane fa due riconoscimenti di indicazione geografica protetta e denominazione di origine, una per la Pedina e la Scalata Sud, che portano a 41 i riconoscimenti di denominazione di origine protetta e indicazione geografica dei nostri prodotti dell'Emilia Romagna. Perché abbiamo ottenuto questi riconoscimenti? Perché andando proprio laddove andate voi con le vostre ricerche a vedere negli archivi storici eccetera, si vede come ci sia un legame tra i prodotti di oggi e la tradizione e quello che è stato il saper fare dei contadini e delle contadine di questa regione negli anni, che ci hanno consegnato quindi la possibilità di difendere la rinomanza, la notorietà. Qui fuori, se avete visto, ci sono delle scatoline con delle pere. Tra tutti i 41 oggi il consorzio della pera dell'Emilia Romagna, IGP, Indicazione Geografica Protetta, ci ha regalato, vi regala agli studenti un assaggio di pere. Detto questo, direi che dico due parole sulla collaborazione con i BC, che è venuta spontanea vista la partecipazione comune all'attività di lavoro sulla sostenibilità che ricordava prima il Presidente Larmi, e a questo progetto di Oabiti Agroculturali. La nostra collaborazione direi che potrà essere consolidata proprio nell'anno prossimo, dove i temi dell'esposizione universale di Milano, Expo 2015, che portano proprio temi che riguardano come nutrire il pianeta, e quindi noi ci sentiamo partecipi e stiamo lavorando per questo, e una delle proposte che abbiamo è appunto quella di prendere alcuni di questi progetti che vengono fuori da questo lavoro in comune, tradurli anche in inglese, quindi proporli in una pubblicazione che verrà divulgata in occasione di questo 2015. La nostra attività si è svolta anche negli anni passati sulla base della nostra legge regionale sull'educazione alimentare, e quando uscirete per il tratto troverete un'esposizione, un banchetto con i principali lavori che abbiamo fatto su questo tema. Va citata anche una legge regionale del 2008 che ha avuto l'obiettivo di tutelare la biodiversità, ma anche la memoria contadina. Abbiamo appena messo online un sito e tutta la rete dei musei della civiltà contadina che abbiamo sul territorio regionale potete visitarlo e vedere che cosa contiene. Due parole sul futuro ancora. Insieme all'IDC vogliamo collaborare anche nell'ambito del nuovo piano di sviluppo rurale per valorizzare il nostro patrimonio storico e artistico delle aree rurali, e una notizia che potrà essere molto utile per tutte le scuole: si investirà, questa regione investirà circa 80 milioni di euro nei prossimi 6 anni per collegare tutta la regione con l'infrastrutturazione in banda larga e ultralarga a una velocità che oggi è molto lontana, no? Dobbiamo collegare tutti i cittadini dell'Emilia Romagna e in particolare anche le scuole da 30 mega a 100 mega, quindi con delle connessioni che ci permetteranno di fare delle cose che a voi permetteranno di fare dei lavori per il vostro futuro completamente nuovi e oggi neanche è oggi non possibile, e questo lo dovremo fare perché siamo impegnati noi, perché le aree rurali, le periferie, proprio per quel fenomeno di cambiamenti sociali che
dicevo prima, sono quelle che più abbisognano di questi collegamenti. Quindi guardiamo al futuro con speranza e con nuove occasioni anche di lavoro sui temi agricoli e agroindustriali. Vi ringrazio per il lavoro che fate, perché ci aiutate a recuperare la memoria che praticamente era mandata di padre in figlio e oggi dovrà essere tramandata da insegnante a studente. Quindi grazie per il vostro lavoro e buon lavoro per le prossime edizioni.